Saggi, come tutte le leggi, poi hanno un loro livello di complicazione, di complessità, tant'è che in 2 anni noi non abbiamo visto neanche un'applicazione di questa legge. Quindi, con l'assessore delle noci al bilancio e l'assessore Biglia alle opere pubbliche, ci siamo accordati per preparare, predisporre un percorso che renda estremamente semplice l'accesso a queste modalità. Questo permette di realizzare piccoli interventi ai quali uno tiene, in un percorso che comporta, diciamo, il massimo di semplicità nel poter interagire col comune e alla fine un rilascio di un certificato che permette di recuperare il 36% delle fatture dalle proprie tasse. Quindi la legge prevede che, facciamo un'ipotesi, una persona che investe 1.500 euro, circa 500 li può recuperare dalle tasse. Uno sconto sul suo atto di attenzione nei confronti della comunità. Il classico esempio è nella cosa piccola: manca una panchina in un'area della città. Prendiamo la panchina come oggetto simbolo del classico oggetto di arredo Arredo urbano. urbano. Allora, se un soggetto interessato mette una panchina, guarda come sono le panchine in quella zona, gli fa una bella foto. Fa una bella foto dove lo vuol mettere, scrive al comune dicendo: davanti al civico tale vorrei mettere qui una questa panchina. Il comune gli risponde affermativamente, lui si attiva, mette sulla panchina con una ditta di quelle che lo possono fare, firma una convenzione tipo, insomma viene a fare una firma in comune, poi porta le fatture della panchina, andiamo a vedere se l'ha fatta, se l'ha messa bene, se è a posto, e gli lasciamo il famoso certificato per risparmiare, per recuperare dalle tasse il 36% di quello che ha speso. E diventa una specie di, chiamiamola, piccola opportunità che immagino che ci sia chi può avere interesse a farla. Nella panchina, se uno vuole, poi può mettere una piccola targhetta che ricorda il fatto di aver realizzato, insomma, sponsorizzato quell'opera. Qui parliamo di cittadini e di privati, non di Non aziende, di quindi Stato. un po' quello che avviene nelle chiese da sempre, dove i banchieri. Singolo e che può, vuol scegliere di dare in un certo senso un intervento alla cittadinanza, oppure gruppi di cittadini organizzati o associazioni. Sono escluse le società ovviamente di capitali in questo senso. Quindi persone fisiche in forma singola associata o persone fisiche appunto appositamente riunite in consorzi, cooperative o associazioni. I settori di intervento, il sindaco le citava, sono, e adesso vedremo alcuni esempi, perché il lavoro che è stato fatto con le opere pubbliche è stato anche molto lungo e complesso per poi dare il risultato finale che è una formula molto semplice, perché trovate all'interno anche la domanda, che è una domanda semplicissima, perché? Perché dietro c'è un lavoro che già prevede tutta una serie di convenzioni in questo senso e anche poi magari l'assessore Briglia vorrà specificare. I settori di intervento, l'arredo urbano, come diceva il sindaco, la panchina, tutti vogliono molto spesso una panchina magari sotto casa, in questo senso qui avranno la possibilità di poter intervenire con la detrazione fiscale che vedremo. Oppure il verde pubblico, abbiamo un giardino davanti a casa, aspettando che magari il comune a causa del patto di stabilità non possa intervenire subito, si può intervenire volontariamente e quindi facendo un'opera per la città e di interesse pubblico, ma anche i settori di intervento come quelli della viabilità oppure delle strade. Insomma, il cittadino può partecipare a quello che è l'aspetto non solo estetico, ma anche della viabilità e anche di tutto quello che è l'interesse pubblico per la città. Perché si chiamano microprogetti? Perché c'è un massimo che può essere superato, ma è un massimo che la legge prevede, perché si richiama poi nel decreto legislativo, la finanziaria era del 2009 e fa riferimento all'articolo poi, nell'articolo 23 della precedente legge 2008. del 2007, è la legge 449 del 2007, dove viene data la possibilità di una detrazione fiscale pari al 36% fino ad un massimo, diceva la legge, di 150 milioni di lire, quindi si sono tradotti in 75 mila euro, quindi che è il valore massimo che beneficia della detrazione. Dopo questo ovviamente non si beneficia più di quella detrazione fiscale che può essere portata poi in 5 o in 10 anni. Alcune condizioni necessarie per far sì che si profili in micro progetti di interesse pubblico. Intanto che ci sia un interesse del comune alla realizzazione.
la conformità agli strumenti urbanistici e programmatori anche di altri enti pubblici. Non è possibile chiedere espropri o altri finanziamenti, la realizzabilità sia immediata e la conformità alle linee guida. Qui sono indicati alcuni elementi specifici, ma sono molto più semplici proprio perché dalle opere pubbliche è stato fatto tutto un lavoro precedente che di fatto con una semplice domanda si rientra o non si rientra in quella lista, che poi è molto lunga e molto ampia, di opere che si possono realizzare. Quindi il procedimento è la domanda di realizzazione. Avete nella carpetta una domanda che è molto semplice, come vedete, il sottoscritto o i sottoscritti e chiedono di poter intervenire arredo urbano, verde pubblico, interventi di viabilità ai sensi della legge e così via. E quindi è semplicemente la presentazione della domanda al comune. Il secondo caso, quindi la seconda fase del procedimento, è che in caso di accettazione ci sarà un accordo con il comune sulle modalità, quindi una convenzione. Quindi il comune deve rispondere se il diniego, se non risponde il comune in 60 giorni, dovrà comunicare comunque il silenzio o il rifiuto, vorrà dire in questo senso il diniego. Quindi se invece va bene ci dovrà essere una convenzione. Come deve rispondere? Sì, va bene, se no è rifiutato di conseguenza. L'agevolazione fiscale, come dicevamo, nessun onere fiscale ovviamente tranne l'INA, è la detrazione IVA e la detrazione dell'imposta sul reddito nella misura del 36% fino a quell'importo che dicevamo prima. Quindi di fatto se una persona vuole fare un intervento ha anche questa agevolazione, che è molto importante perché di fatto pagherà meno tasse perché avrà una detrazione fiscale su quello che è la dichiarazione dei redditi. Poi dopo, se avete delle domande su questo, l'agevolazione quindi ad opera ultimata il comune attesterà quanto necessario, quindi io cittadino ho contribuito, quindi riceverò una volta concluso tutto dal comune una dichiarazione che poi io consegnerò al mio commercialista, al sindacato, chi mi fa la dichiarazione dei redditi, e quindi avrò diritto al beneficio della detrazione fiscale. Alcuni esempi con indicazione dei costi, li citava prima il sindaco, in questo senso è tutta una struttura organizzata in un parco di tutti i giochi, vedete un costo totale complessivo perché sono molti giochi di intervento, ci sono alcuni esempi, il costo unitario di una struttura multifunzionale, 10.000 euro, un'altalena, 1.200 euro, un gioco a molla, il bilico, le panchine, la pavimentazione, un po' tutto quello che può servire per esempio in un piccolo parco giochi di un quartiere o vicino ad un palazzo. Ancora la fontanella, per esempio molti chiedono l'utilizzo delle fontanelle un po' come c'era un tempo nelle piccole piazze dei quartieri o anche nelle piccole piazze di vicinato di vari edifici, o anche la panchina con costi da 600 euro a 350 euro, e quindi diciamo che un terzo poi arriva come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Oppure un altro è quello dell'altalena, con l'esempio in questo caso il gioco abilico di 720 euro, la pavimentazione intorno. Più la sicurezza del gioco. Esatto. E poi c'è ovviamente qui anche in questo caso tutta una immagine di quello che può essere sempre un'area giochi. Ma anche, come diceva il singolo, il costo del marciapiede, ovviamente con le dovute limitazioni, proprio per non dare la possibilità sulla sicurezza di intervenire solo in una parte, quindi con la parte stradale e quindi la parte privata del costo del marciapiede riportato l'euro al metro quadro, quindi 150 euro, si ha anche un'idea di quello che può essere il lavoro e l'intervento. Oppure il costo sempre del marciapiede completo, in questo caso abbiamo una pavimentazione diversa rispetto alla precedente per fare vedere anche le differenze di costo, lo spessore e quant'altro. E poi il costo del rifacimento del tappeto, del manto stradale, anche nelle strade di vicinato, ma non solo, se in una via... Vogliono asfaltare una strada. Esatto, abbiamo messo il doppio delle risorse quest'anno, però se un cittadino non volesse aspettare magari il momento utile può anticipare sempre i tempi, ma avendo anche la detrazione fiscale, quindi contenti noi, contenti... Noi molto. E cittadini pure, però, perché possono avere una detrazione e avere anche la strada fatta quando vogliono, in questo senso qui. E viene riportato anche il costo del rifacimento del tappeto con 8 euro al metro quadro. E quindi per ulteriori informazioni ci sono le linee guida del comune che abbiamo preparato, appunto, anzi che le opere pubbliche, con un grande lavoro, quindi io ringrazio Ritto, ma per ringraziare tutto il servizio, e che sono a disposizione per qualsiasi domanda.